nel mondo della scuola per quanto riguarda i controlli del Green Pass per i docenti. Si apre il dilemma delle sostituzioni per chi verrà sospeso, quello degli ingressi a orari differenziati. Green Pass nelle messe aziendali che fa discutere ad una settimana dalla ripresa dopo le ferie nel veneziano, lavoratori in difficoltà, il sindacato metalmeccanici, una forzatura che crea discriminazioni. I no Green Pass alzano il tiro, sarebbero pronti a bloccare i treni in 8 stazioni venete, tra cui Mestre, protesta annunciata per il 1° settembre, giorno in cui il certificato sarà obbligatorio sui treni a lunga percorrenza. Secondo lo studio condotto dall'Istituto di Ricovero e Cura a San Camillo degli Alberoni al Lido di Venezia, tra le conseguenze del coronavirus per i pazienti guariti ci sarebbero anche problemi neurologici. Abbellisce il suo magazzino alla Giudecca con vasi e fiori, ma viene segnalato alla polizia locale che lo invita a ripristinare la facciata. La solidarietà a favore dell'ex gondoliere si scatena sui social. Paralimpiadi, Bebe Vio nella leggenda, secondo oro nel fioretto dopo quello di Rio 2016, la gioia della campionessa di Mogliano e la confessione shock, ho rischiato di morire per un'infezione. Testimonial per la campagna di vaccinazione dell'ULS 3, i calciatori del Venezia al Pala Expo per incentivare soprattutto i giovani, intanto proseguono i mercoledì dedicati alla vaccinazione degli sportivi. Ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri notiziari. A pochi giorni dalla ripartenza e caos nel mondo della scuola per quanto riguarda i controlli del Green Pass per i docenti, le sostituzioni per coloro che verranno sospesi e gli ingressi a orari differenziati. Sentiamo. Scuola nel caos a pochi giorni dalla ripartenza e presidi sul chi va là in attesa dei chiarimenti dell'ultima ora, come ormai succede da più di un anno. L'obbligo di Green Pass per docenti ed operatori del mondo scolastico scatta dal 1° settembre, ma al momento non ci sono direttive su come dovrà essere esercitato il controllo e l'annuncio di queste ore del ministro Bianchi apre le porte all'utilizzo di una piattaforma web. Una piattaforma dalla quale noi estrapoleremo semplicemente i nominativi dei nostri docenti e vedremo semplicemente se sono in possesso del Green Pass o meno. Questo sembra sulla base delle anticipazioni. Verremo informati, credo, prossimamente. Penso sia previsto un incontro col Ministero il 31 agosto. Gestione difficile in grandi istituti come il Majorana Corner, che da solo conta 130 docenti e 30 dipendenti del personale ATA. Anche per il problema relativo a sospensioni e sostituzioni temporanee. Ci sono delle difficoltà a comprendere gli aspetti normativi, perché sicuramente il docente che non è in possesso di Green Pass dopo 5 giorni potrà avere il rapporto di lavoro sospeso, però noi non sappiamo, ancora non è chiaro per quanto tempo potremo nominare il supplente, perché noi non possiamo stipulare contratti nel quale non sia previsto il termine. Di pari passo corre il nodo dei trasporti. Basti pensare che in questo polo scolastico, il secondo più grande della provincia di Venezia, gravitano circa 4.500 studenti al giorno ed è impellente per i dirigenti la necessità di stilare orari differenziati di ingresso e di lezione. Lo scorso anno eravamo stati obbligati perché il prefetto ci aveva dato delle indicazioni rispetto alla differenziazione degli ingressi alle 8 e alle 9 e mezza. Per quest'anno siamo in attesa di disposizioni. È poco più di 2 settimane all'inizio della scuola e il Veneto punta a rafforzare il piano delle scuole sentinella e dei tamponi salivari sperimentato la scorsa primavera. La sfida è quella di garantire un anno scolastico in presenza per tutti i ragazzi. Ricordiamo che fra l'altro in Veneto dai 12 ai 19 anni ormai il 55%, quindi più di un ragazzo su 2 si è vaccinato. Guarda ai giovani il presidente della regione Zaia da Mogliano per il Vax Day allestito allo stadio. Il Veneto in queste settimane punta sull'immunizzazione dei ragazzi per la sfida della ripartenza dell'anno scolastico con tutti in presenza ed affina il piano delle scuole sentinella già avviato la scorsa primavera. Identificare delle scuole nel Veneto rappresentative da testare, diciamo, a cadenza ripetuta in maniera tale di verificare la circolazione del virus. Quindi
Dico che noi saremmo presenti con i tamponi salivari molecolari in alcune scuole, anche della provincia di Treviso, proprio per valutare e monitorare il grado di circolazione del virus. Progetto Scuole Sentinella del Veneto che verrà replicato a livello nazionale, ma in queste ore fanno notizia anche i focolai emersi in due RSA a Cartigliano nel Vicentino e a Mezzane di Sotto nel Veronese. La risposta anticorpale, quindi immunitaria, dopo la somministrazione del vaccino in un anziano è molto meno efficiente che in un giovane. E il vaccino ha, nel Bugiardino, ha dichiarato che la risposta anticorpale avviene nel 96% dei casi, quindi fatti 100 i vaccinati, 96 avranno gli anticorpi. Andando in su con l'età si può arrivare anche a percentuali molto più basse del 96%. Detto questo, noi abbiamo oggi una casistica che è molto chiara. Il vaccinato che si reinfetta nella quasi totalità dei casi è un asintomatico, non ha sintomi, oppure ha sintomi lievi. I ricoveri per Covid di questa quarta ondata riguardano per la stragrande maggioranza persone non vaccinate. Oggi noi abbiamo in terapia intensiva sostanzialmente quasi tutti non vaccinati, anche di età giovane. Abbiamo anche un 32enne e in corsia abbiamo fondamentalmente il 70% dei ricoverati non vaccinati. Una settimana dalla ripresa del lavoro nelle aziende, il tema del Green Pass per accedere alla mensa continua a far discutere. Fatta nel pieno delle ferie di agosto penso sia una forzatura, non fosse altro perché crea delle situazioni di discriminazione dentro i luoghi di lavoro. Allora, dentro i luoghi di lavoro, è giusto ricordarlo, le mense sono luoghi di lavoro perché fanno parte dei luoghi di lavoro, si sono adottati da un anno e mezzo a questa parte dei protocolli sanitari. E così il sindacato ribadisce la questione del perché si possano lavorare 8 ore insieme e poi dover consumare il pasto separati e del fatto che le mense aziendali non possano essere equiparate ai ristoranti in quanto luogo di lavoro, oltre al fatto che siano state già adeguate con protocolli di sicurezza, di cui la richiesta di intervento al governo. Noi chiediamo che tutti i lavoratori in questa fase possano assurgere alla mensa e poter mangiare un pasto caldo. Ci sono delle situazioni che sono anche incivili, che stiamo constatando in alcune aziende, dove i lavoratori vengono dati dei sacchetti indegni nel suo contenuto e viene detto ai lavoratori di sedersi all'esterno. Segnalazioni che arrivano da parte dei lavoratori nelle aziende del veneziano sprovvisti per svariate ragioni di Green Pass. Noi chiediamo in alternativa che le aziende si facciano carico del costo dei tamponi per quei lavoratori che in questo momento non vogliono vaccinarsi. Poi sui motivi perché non vogliono vaccinarsi, ripeto, noi lo dico in premessa, il sindacato, la FIOM, la CGIL è a favore della campagna di vaccinazione. Al netto del problema vaccinazione Green Pass, altro tema emerso da qualche giorno è quello della quarantena non retribuita. Dal primo di gennaio i lavoratori che vengono messi in quarantena perché sono stati a contatto con una persona che ha acquisito il virus non vengono pagati dall'INPS e questa è una cosa molto grave perché si rischia di favorire magari un certo pressapochismo da parte stesso dei lavoratori a dire vabbè, visto che non me la pagano la malattia io vado in giro lo stesso, vado a lavoro lo stesso. Ripeto, su questo il governo deve intervenire. I No Green Pass alzano il tiro della protesta, sarebbero pronti a bloccare le stazioni ferroviarie il prossimo 1° di settembre, giorno in cui la certificazione verde sarà obbligatoria sui mezzi a lunga percorrenza, anche 8 città venete nel mirino. Ore 14:30, ritrovo davanti alla stazione, ore 15 si entra e si resta fino a sera. Il programma è chiaro, la data 1 settembre, giorno in cui l'obbligo di Green Pass entrerà in vigore per chi viaggia sui treni a lunga percorrenza. 54 città italiane nella locandina che circola nella chat Telegram Basta Dittatura e di queste 8 sono in Veneto: Treviso, Mestre, Verona, Padova, Vicenza, Conegliano, Portogruaro e Rovigo. Insomma, il variegato popolo dei No Green Pass alza il tiro della protesta e stavolta non si accontenta di manifestazioni di piazza o di cortei. Non ci fanno partire con il treno senza il passaporto schiavitù? Allora non partirà nessuno, si legge nella chat che annuncia la mobilitazione organizzata dal popolo che si definisce autogestito e pacifico. Ma è chiaro che la tensione si alza in vista di una settimana di fuoco e di una giornata, quella del 1° settembre, nella quale scatterà anche ufficialmente l'obbligo di Green Pass per il personale scolastico. Settimana difficile per i prefetti che negli stessi giorni sono chiamati a coordinare l'arrivo dei primi profughi dall'Afghanistan in Veneto. La mobilitazione dei gruppi No Green Pass verrà monitorata nei prossimi giorni. Quello che posso dire, spiega il prefetto di Treviso Maria Rosaria Laganà,
è che non sono consentite manifestazioni che abbiano come obiettivo o risultato limitazione a diritti fondamentali, quali quello alla libera circolazione oppure l'interruzione di un pubblico servizio. Staremo a vedere. Resta da capire come e in quale forme la protesta nelle stazioni ferroviarie verrà attuata. Nonostante le intenzioni sbandierate, il rischio scontro c'è tra passeggeri con e senza Green Pass, ma non solo. L'interruzione di pubblico servizio è punita dal codice penale. Chi la mette in atto rischia una condanna fino a 2 anni. Un interessante studio dell'Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico San Camillo degli Alberoni a Lido di Venezia si è soffermato sulle conseguenze del coronavirus e sull'importanza della vaccinazione per prevenirlo. Sentiamo. Tra le conseguenze dei pazienti colpiti e poi guariti dal Covid vi sono anche problemi neurologici. Se ne è parlato nel corso dell'aperitivo scientifico organizzato per presentare i vari progetti di ricerca portati avanti dall'Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico San Camillo degli Alberoni e Lido di Venezia. Quello sugli effetti del coronavirus è uno studio coordinato da Giorgio Arcara. Quello che spesso accade è persone che hanno avuto questa malattia in seguito sviluppano dei disturbi neurologici e noi come IRCCS San Camillo stiamo aprendo un intero ambito di ricerca per cercare di capire meglio quali sono questi disturbi da un punto di vista neurologico, cognitivo e anche motorio e quali sono i migliori metodi per riabilitare. Sono ben una 50 i ricercatori in un'eccellenza assoluta, uno dei 3 istituti di ricerca accreditati dal Ministero della Salute in Veneto e uno dei 51 in tutta Italia. Molti sono giovani cervelli di ritorno in Italia, come racconta la storia di Rita Barresi, biologa e ricercatrice dell'Istituto Lagunare. Da biologa mi è piaciuto tornare in questo ambiente multidisciplinare perché c'era spazio per sviluppare una ricerca di tipo biologico nell'ambito di un ospedale che si occupa di neuroriabilitazione. Soddisfatto l'amministratore delegato del San Camillo Mario Bassano, istituto dal 2019 passato sotto l'egida della Congregazione delle Suore Mantellate di Pistoia. Tutti i nostri ricercatori, tutti giovani, per il 70% donne, e di questo noi siamo molto orgogliosi come IRCCS San Camillo di Venezia, proprio per far conoscere la comunità del Lido e a quanti sono interessati la nostra attività, quello che facciamo in termini di ricerca, di assistenza e di cura nei confronti dei pazienti che devono essere riabilitati e sono affetti da particolari patologie invalidanti. La campagna elettorale ora in vista delle prossime elezioni amministrative d'ottobre. Andiamo a Chioggia, dove Daniele Secco, assessore nella giunta del sindaco Alessandro Ferro, si candida a primo cittadino per il Movimento 5 Stelle. Oggi a lanciare la candidatura anche il ministro D'Incà e la consigliera regionale, la chioggiotta Erika Baldin. 44 anni, nato ad Arzignano, Vicenza, chioggiotto di adozione da circa 15 anni, Daniele Stecco è laureato in economia e commercio e vanta un master in europrogettazione. È perciò un esperto in finanziamenti europei e nazionali, fondi che il candidato a sindaco di Chioggia per il Movimento 5 Stelle vorrebbe far dirottare il più possibile in progetti di sviluppo, modernità e compatibilità ambientale per la città. Cambiare il parco automezzi e del sistema di trasporto pubblico locale, perché si andrà verso le navette elettriche o a idrogeno. Abbiamo in mente di cambiare e rivoluzionare il sistema di raccolta differenziata del centro storico con un sistema di raccolta pneumatica. Anche qui sono soldi che possono essere utilizzati tramite il PNRR. Abbiamo sicuramente la possibilità di spostare il mercato ittico. Noi abbiamo già stanziato 10 milioni di euro. C'è la possibilità di ottenere altri fondi dalla comunità europea proprio per legato al settore della pesca. E quindi sicuramente sono soldi che daranno un nuovo impulso alla nostra città, al nostro territorio. C'è bisogno di allungare i 4 mesi di periodo turistico di Chioggia e sottomarina, ha detto Stecco, con la creazione di strutture termali e con il turismo congressuale. Inoltre, Chioggia si candiderà a capitale della cultura del 2024.
proprio per creare quell'impulso, quel maggior sviluppo del turismo del nostro territorio, che non è soltanto un turismo balneare, ma deve essere anche culturale. Dal 2016 Stecco è stato assessore al bilancio, alle politiche comunitarie, alle società partecipate del Comune di Chioggia, nella giunta guidata dal sindaco Alessandro Ferro. In seguito si è anche occupato dei referati alla pesca e all'agricoltura. Ha sottolineato l'importanza di questa esperienza personale alla quale vuole dare continuità. Vive a Chioggia dal 2007, da quando ha sposato Federica. La coppia ha due figlie. Torniamo ora in centro storico a Venezia. Riceve un esposto per aver abbellito la calle dove ha il suo magazzino. Un eccesso di decoro urbano che Diego Chiaranda ha dovuto rimuovere, ma sui social si è scatenata la solidarietà a favore dell'ex gondoliere. Da gondoliere a paladino del decoro urbano, Diego Chiaranda, con il blocco del turismo nel periodo di lockdown, si è reinventato, abbandonando la sua professione e occupandosi della tornitura del legno per valorizzare l'artigianato locale in un magazzino alla Giudecca, magazzino che ha curato e reso piacevole, a detta di tutti coloro che ora lo sostengono sui social, con un pergolato, con la vite intrecciata, un vaso con la rosa e la voliera messe all'esterno. Ma non tutti hanno gradito e sabato l'amara scoperta. Sabato scorso è successo che un vigile è venuto qui molto carinamente, molto tranquillamente a dirmi che una signora comunque ha fatto un esposto nei miei confronti perché a livello paesaggistico avevo creato una cosa impattante che non era nel tema veneziano. Oltre alla rosa e alla vite, Diego ha creato un nizioletto provvisorio per far leggere il nome Ramo del Forno, che ora non si vede per l'incuria. Ma lunedì ha dovuto rimuovere il tutto e si è scusato sui social per aver in qualche modo arrecato disturbo a passanti e vicini. Ma la cosa non è passata inosservata, al punto che ha ricevuto una valanga di messaggi di solidarietà. E su Facebook ho avuto più di 1200 persone che sono solidali con me, e non passa una giornata che non venga una persona a trovarmi nel magazzino per chiedermi come sono gli svolti, se ritornerà la cosa, se c'è bisogno di una raccolta firme. Le Paralimpiadi di Tokyo, ora Bebe Vio nella leggenda, secondo oro nel fioretto dopo quello di Rio 2016, la gioia della campionessa di Mogliano e la confessione, shock, ho avuto un'infezione da stafilococco in aprile, rischiavo di morire. Purtroppo non farò le gare di sciabola, è stata un'esperienza bellissima, è stato fighissimo e stava andando anche molto bene, ci stavo credendo, ma purtroppo per una serie di motivi che spero di dirvi più avanti, forse dopo le gare spero di potervi dire tutto, purtroppo non farò le gare di sciabola, farò soltanto quella di Ferretto che in realtà era mia. Tre giorni fa era amarezza, oggi gioia. E Bebe Vio ha scelto la festa dell'oro nel fioretto, bis olimpico che la proietta nella leggenda per svelare il motivo dello stop alla sciabola. Un motivo che ha girato il sangue a tutti. Ad aprile, ha raccontato Bebe, ho avuto un'infezione da stafilococco talmente grave che si prospettava l'amputazione del braccio sinistro e addirittura la morte. Quindi è un miracolo che io sia qui e questo oro pesa molto di più di quello di Rio. Lo strascico dell'infezione e dell'indebolimento del braccio le ha impedito di allenarsi al meglio con la sciabola, arma più pesante dell'amato fioretto, tanto da spingerla a rinunciare a tirare in questa specialità a Tokyo. Ma non le ha impedito di trionfare nel suo fioretto. La 24enne campionessa di Mogliano ha sconfitto per 15-9 la cinese Jingjing Zhu, che aveva già battuto in finale a Rio 2016 per 15-7. Se sembra impossibile, allora si può fare. Due volte il suo commento su Instagram. Domani la missione più difficile per Bebe. Provare a trascinare anche la squadra di Fioretto a loro. Alle 11 del mattino, quando i giovani atleti del Venezia hanno lasciato il Pala Expo, erano già state effettuate nella struttura più di 400 vaccinazioni. Abbiamo voluto essere qui ed in questo modo testimoniamo come giovani e come atleti l'importanza della vaccinazione, lo ha detto Mattia Caldara parlando a nome degli altri calciatori presenti che hanno fatto da testimonial per la campagna di vaccinazione dell'ULS 3. Il tutto nella giornata in cui il Pala Expo è stato
aperto ad accesso libero, riscontrando una buona adesione. Intanto continua la campagna a favore della vaccinazione degli sportivi con il secondo mercoledì dello sportivo. Il 1° settembre al Pala Expo si vaccineranno alcuni giocatori della giovanile del Venezia. Ed ora al Lido, weekend di lavoro senza sosta nell'area della Cittadella del Cinema in vista dell'apertura di mercoledì del festival. Tra i momenti più attesi del programma c'è indubbiamente l'omaggio al maestro Ennio Morricone in un film di Giuseppe Tornatore. Per l'occasione sarà a Venezia anche uno dei suoi più stretti collaboratori, un vicentino di Tiene. Proseguono senza sosta e sarà così anche nei prossimi giorni i lavori di preparazione per l'apertura della 78esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che verrà inaugurata mercoledì 1° settembre al Lido alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con la premiazione del Leone d'Oro alla carriera a Roberto Benigni e la madrina Serena Rossi, che dichiarerà ufficialmente aperta la mostra. Tra i momenti più attesi dei 10 giorni c'è sicuramente l'omaggio a Ennio Morricone a un anno della scomparsa nel film di Giuseppe Tornatore. Ecco la toccante testimonianza del musicista e compositore Paolo Agostini, vicentino di Tiene, che è stato tra i più stretti collaboratori del maestro. Morricone è stato un esempio per moltissime generazioni di compositori, e ne è stato nel cuore di tutti noi, dai più piccoli ai più grandi. Il mio personale ricordo è di una persona estremamente dolce. Agostini ricorda il loro ultimo incontro. Ero a Bologna grazie all'invito di un amico per la presentazione del libro di Giuseppe Tornatore sulla vita del maestro Morricone, e ho visto una grande tenerezza, una grande passione, umanità, quella che lui ha sempre trasmesso nella sua musica. L'amico e collaboratore ne tratteggia poi anche la grande riservatezza e sensibilità. La mostra gli dedicherà un'esposizione particolare a suo ricordo, oltre che la prima mondiale del film documentario sulla sua vita, Ennio, un maestro, diretto da Giuseppe Tornatore, con il quale ha condiviso gran parte della sua vita professionale e musicale. Una mostra di Cimeli ed un libro pubblicato dall'amministrazione di Cavarzere che rende omaggio al suo generale Riccardo Bisniero, che la liberò dal nazifascismo. 27 aprile 1945, il battaglione Cremona, guidato dall'allora giovanissimo tenente Riccardo Bisognero, entra a Cavarzere, liberandola dall'occupazione nazifascista, dopo che a partire dal 1944 fu bersaglio di bombardamenti alleati, volti a colpire i ponti sul fiume Adige, fondamentali per i rifornimenti all'esercito tedesco. I bombardamenti rasero al suolo la città e provocarono 75 vittime tra i civili. Nel tempo il rapporto tra il generale Bisognero e la città si è mantenuto, e alla sua scomparsa, avvenuta nel 2018, il figlio del generale ha manifestato l'intenzione di donare alcuni cimeli a Cavarzere, che ne ha fatto una mostra permanente inaugurata da poco. Così come l'opuscolo Datti lo scritto, opera dello stesso generale, La liberazione di Cavarzere, un resoconto e documento storico trovato in un cassetto, è stato per volontà dell'amministrazione pubblicato per conservare la memoria storica, affidandola alla generazione futura. Ed era l'ultimo servizio per il TG di Venezia. Grazie per l'attenzione. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Il meteo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Ci avviamo alla fine di agosto con un tempo un po' variabile, temperature gradevoli, quasi fresche in tutta Italia, ma vediamo il dettaglio di domenica 29 agosto sul nostro territorio. Sul Veneto sarà una domenica in gran parte soleggiata, cielo poco o parzialmente nuvoloso, con bassa probabilità di qualche breve precipitazione, più che altro in montagna o localmente fin verso la pianura più interna. Temperature inferiori alla media del periodo, minime tra 11 e 16 gradi, massime comprese invece tra i 21 e i 26 gradi.
Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo la stessa situazione con sole prevalente ma con occasionali precipitazioni come vediamo sui rilievi. Temperature minime tra 12 e 18 gradi, massime sui 23-24 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento, salvo anche qui per degli acquazzoni, ma sui settori esteri di confine. Temperature minime intorno ai 13-14 gradi, massime sui 25-26 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento con Antenna 3.